L'Inter viaggia, fugge, ma dall'altra parte di Milano sorgono i primi problemi. Oggi processo a Stefano Pioli ed ecco a voi il suo più grande ammiratore. Sapevo, avevo previsto tutto. Avreste dato la colpa a Pioli di questo mercato scellerato. L'avevo previsto. Anzi, sta arrivando tardi, l'avevo previsto anche prima, ma io l'avevo previsto. Vergognatevi, vergognatevi. Avete appoggiato un mercato ridicolo e ora date la colpa a Pioli. Un mercato fatto senza un senso. 120 milioni spesi, giocatori che con l'Inter e la Juve non hanno toccato una palla. Vergognatevi, un mercato senza senso. Date la colpa a Pioli adesso. Proteggiamo Stefano Pioli. Proteggiamo Stefano Pioli e tutti gli allenatori di Serie A. Com'è andata? Bellissimo, grazie Manfre. Ma era la tua prima San Siro, sì. Era la mia prima San Siro e devo dire che ha quel fascino sono abituato allo stadium, è un altro tipo di struttura, innovazione e tutto, però San Siro ha un fascino speciale. Cibo non c'è paragone. Un fascino meglio stadium. Sì. Meglio lo stadium. Devo dire a San Siro il cibo può migliorare. Vabbè, però tanta roba. Ci sono volte che ho preferito col cibo gratis prendere il panino fuori dal paninaro. Però... Senti una cosa, perché vedevo la chat che vuole Andy Nine a tutti i costi, però io non l'ho visto taggato su Instagram. Non l'ho visto taggato su Instagram, quindi ho detto, mamma mia, se non passa, non so se abbiamo... un contributo di Andy Nine di oggi. Allora, aspetta, io ce l'ho, lo recupero. Ce l'ho qua. Guarda, ok, però... vai, se ce l'hai. Sei muto forse, Manfred? Ok. No, eri muto, ok, perfetto. Adesso. Fiorentina e Empoli, non derby, attenzione, finirà 3-0. La risata di Sciscione. Finirà 3-0. Sai che ha rischiato di finire 0-3? Destro si è mangiato un gol a tu per tu col portiere. Sì? No, non l'ho visto. 0-3 precisa. Ah, che poi ha anche annullato un gol a Caputo che non si sa. Dubbio. Però 0-3 non c'era nulla da dire. Che poi tra l'altro subito dopo non l'hanno rifatto vedere se c'era il tocco di mano. Un po' ormai fanno come vogliono. Io che stavo giocando a Pro Club con Serie Z, ti dico la verità... non mi è sembrato chiaro il tocco di mano di Caputo. Sì, comunque, sono d'accordo. Prima vittoria dell'Empoli arriva grazie a Andy Nine. Vediamo se riesce a passare. Flavio passerà appena torna a casa, ragazzi, tranquilli. Arriva Flavio, però io avevo sentito qualcuno ridere, cioè non so se vuole dirci subito la sua su Andy Nine. Penso sia caldo, il direttore. Direttore! Quanto è caldo stasera? Vabbè, ma io credo che ormai le partite non abbiano più senso vederle. Non ha più senso vedere le partite dopo il pronostico di Andy Nine. noi viviamo le partite solo per capire a che minuto Andy Nine sbaglierà il pronostico. Bellissimo. Quanto ci abbiamo messo stavolta? Un quarto d'ora, 20 prima minuti. Vittoria dell'Empoli, signore, torna a segnare anche Caputo. Tutto questo è merito di un uomo. Chissà se riesce a passare. Io va dato atto. Poi, comunque serve a qualcosa. No, voi dovete calcolare. Ma come mai mi vedo sfocato? Sei super sfocato. Forse ti prende il microfono. Ecco, no. Ok, già. Allora, già... voi dovete calcolare una cosa. Che secondo me Andy Nine se le gioca anche quelle partite. No. E quindi perde anche tanti soldi. Ma vi ricordate l'altra sera? Non so chi aveva detto che Locatelli aveva segnato il 22. E io ho detto, c'è più probabilità che cada un meteorite che segni Locatelli. In realtà me l'ero autocufata, mi sono giocato il gol di Locatelli io. Anch'io, 15. Io a 15. A me bellissimo. L'ha detto il direttore Eric Carrera, l'ho giocato subito. Il direttore, grazie direttore. Gli dobbiamo una cena. Allora, occhio,
c'è tanta carne al fuoco. Ci sono, io pensavo di annunciare questi due ospiti che vedo sotto dicendo che c'è una squadra che si candida allo scudetto, invece apprendo che ce ne sono due. Sì, ci sono sì, due sì. squadre che si candidano allo scudetto. Beh, decidi entrare... tu chi fare entrare prima. Beh, io direi di fare entrare prima la favorita per lo scudetto dopo e la non partita. Non so adesso chi è. non lo so, vediamo. Vediamo. Entra il re del processo di YouTube. Bentornato a Daily Mellow. Buonasera a tutti. Ciccione, non piangere, Charlie. Piangi, Charlie. E poi vi faccio vedere una cosa. Guardate come spariscono le palle dal campo. Ma no, sapete no. che se spariscono le palle a un certo punto no. dall'Olimpio. Brutta, non dovrebbe andarne fiero. Così, capito? Spariscono. Ce l'hai nell'altra mano. Sì, è vero. No, guarda Zero. Non piangere, Palladino. Bene. Non piangere, Palladino. Ciarla. Ma non dovrebbe andare fiero di quello che è successo, però. Palloni scomparsi, allenatore espulso. Un allenatore che gestisce anche i dettagli di una partita come racchetta palle. Non è la prima volta che Mourinho vince grazie a racchetta palle. Secondo lei Mourinho in settimana ha allenato anche i raccatta palle, giusto? Come fa sempre. Vi ricordo che il Tottenham vinse una partita con una giocata incredibile di un racchetta palle che poi fu chiamato pure al centro allenamento a mangiare con i calciatori. Un cioè, applauso a Mourinho. Lo sapete, vi racconto veloce. Diciamo che è arrivato secondo. Il primo fu Spalletti quando faceva battere i calci d'angolo veloce, che faceva raccatta palle e mettere i palloni sì. già sul roba di secondo ordine. No, un piccolo dettaglio: non so se lo sapete, ma Mourinho, la prima partita che fece in Spagna con Real Madrid contro il Barcellona, fece crescere l'erba oltre il limite regolamentare per rallentare la palla al Barcellona. Che schifo. Allora, attenzione perché c'è Giallo 1990 qualcosa che ci dona 5,99 e lo ringraziamo e dice: direttore Ciccione, Enerix sta perdendo 8-1 contro Melagodo, che sono quelli con cui abbiamo perso noi la settimana scorsa. Che schifo. Voi quanto avete perso? No, poi 2 o 3. Stavamo a vincere il primo tempo. Salumiere si è inventata una cagata. Che aveva fatto il gol pancio sul rigore. Mi pare che avevo visto fino a lì. Poi ho cambiato un attimo. Eravate sotto 2-1. Una roba imbarazzante. Sì, 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 comunque, Delli, visto che cura tutti i particolari Mourinho, poi non so, magari andiamo più su nel dettaglio. Anche l'espulsione è un particolare per non giocare contro l'Inter? No, pensata. Ma sta bufala, chi l'ha messa in giro? Chi è che vende queste fake news alle radio idiote romane? Attacchiamo sempre. Non può le radio idiote. Allora, non è vero. Mourinho ha saltato solo 2 partite contro l'Inter. Fine. Su 6 partite che sono state giocate. Fine. Quindi è una cazzata, punto. Alla gente piace parlare. E ora solo le radio romane che piangeranno. Non dell'imello va svelato la verità. Amici miei, sentite le stronzate, poi pagate. Ma voi vi rendete conto che conoscendo la gente che lavora nelle radio romane, tempo 2-3 minuti mi arriva un messaggio WhatsApp. Non avrei niente delle farlocche radio romane. Attenzione esclusiva calciomercato.com, che ve lo ricordo, è un sito chiaramente interista dichiarato. Attenzione. E però esce con questa notizia, quindi prendetela con le pinze. Juve Samardžić mai così vicini, accordo di massima, la speranza è quella di poter portare il giocatore in bianconero già a gennaio, quindi occhio, perché Samardžić dovrebbe essere, quindi l'Udinese vuole retrocedere ma è già in bianconero, mette l'Udinese. Ma è geniale sto post, è già in bianco e nero Samardžić, ragazzi, queste, cioè tu perdi uno, cioè, come perdi Fagioli e Pogba e vai ad acquistare uno che è molto meglio, per questo le cose che succedono negli anni che devi vincere. E sono molto contento.
Ma vediamo, vediamo se per il nostro prossimo ospite c'è possibilità di vittoria. L'annunciamo con l'inno più bello. Voliamo basso. Grazie. Ma sull'inno più bello d'Italia o sullo scudetto? Lo scudetto. Ah, organizziamo una festa a tutti gli juventini con me di OCV Sport per giugno. Perché beh, così, Amuzzo? Ci sta, no, io se c'è da festeggiare per lo scudetto, per lo scudetto. Beh, io beh, sono contentissimo per voi, ragazzi. Sei contento per loro, ma non per lo sport. Non sei contento per lo sport. A me nel mio sport basta che non vincono quelli, Delli. No? No, provincialotto. Provincialotto. Come oggi la, come si chiama la signora che ti fa Lazio? Frida. Che Manfredi è antilaziale. Vabbè, basta che non ti fi Roma. Bellissima. Complimenti a Frida. Come stai, Lello, dopo la partita di ieri? Molto bene, non me l'aspettavo, per cui me la godicchio sta vittoria, dai. Inaspettata, posso dire, avrei firmato alla vigilia, viste le assenze nostre, per il pari. Avrei firmato col sangue, in realtà è andata meglio di quanto cose che succedono in queste annate. E mi ha ricordato molto Milan-Inter della doppietta di Giroud, la partita di ieri. È una sfida decisiva. Qua non vorrei che diventasse però tipo Juventus-Inter 2-1 col gol di Marchisio, se la ricorderà Leandro di tantissimi anni fa. Sì. Una partita che poteva essere uno spartiacque che in realtà invece non disse nulla per il resto del campionato. Vabbè, però vediamo. Mentre la Juve può tornare a sognare, c'è chi lo scudetto se lo sente già in tasca. Eccolo qua, il nostro Monarca. Ciao Monarca. Benvenuti Monarchi. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti. Chiedo anche a lei come sta Monarca, perché sennò dopo mi dicono, lo chiedi solo ai tuoi compari. Come sta Monarca, tutto bene? Ma tutto bene, direi. Si naviga tranquilli in testa. Tranquillo, Monarca. Non senti un po' il fiato al collo di quella squadra lì contro la quale ha sempre perso nella sua vita? Ma ho sempre perso, direi di no. Anzi, sicuramente Colpo Gobbo se lo ricorderà, lo Juventus Stadium lo ha sverginato l'Inter, uno stadio. No, ma io dico nei testa a testa, nelle stagioni testa a testa sempre abbiamo perso, bisogna vedere come, ma qualcuno l'abbiamo anche vinto, no? Poi per noi l'importante non è vincere, ma è come si vince, perché noi siamo dell'Inter. Quindi se poi vai a vedere il come, tipo il 97-98, il 5 maggio, avete vinto anche con lo scudetto di cartone. Quello qualcuno lo hai perso, o come il doping o come Calciopoli. No, ricordiamo lo scudetto di cartone che voi avete fuori allo stadio, certo, e non ce l'avete. Loro ne hanno due scudetti di cartone. Ora, che cazzo c'entrava? Ah, si è partito. Siete degli illeciti. Per tornare siete degli illeciti. Siete degli illeciti. A parte che però c'entra il Mello, che è tipo una squadra che vince Delli, ogni morte, neanche. Diciamolo insieme, io non tipo una squadra. Delli, odio la Juve. Chiamalo sport, odio la sport, odio la Juve. La tribù tra due, il terzo controllo non serve a nulla. Allora, Juventino, scusami. Caro Manfredi, tutto bene, l'Inter è tornata nella posizione in cui merita, cioè prima, che è quella che avrà anche all'ultima giornata di campionato. Lo vediamo. L'unica che temo è l'Inter. Lo vogliamo dare per ufficiale, Monarca? Assolutamente sì, l'unica rivale dell'Inter è campione d'Italia, giusto? Assolutamente sì. Senza problemi. A oggi Inter campione d'Italia 23/10/2023, Monarca conferma. Monarca, mi permetto di sentire, se la prossima partita la Roma, ed è impossibile, però sì, se accadesse un miracolo, e come sapete i miracoli accadono a chi ci crede, se la Roma battesse l'Inter, per me quella sarà la partita spartiacque che fate preparare Roma a festeggiare lo scudetto. Perché ride? Vabbè, la Lazio. Però Delli l'hai poi detto tu, è impossibile, dai, l'hai detto. È impossibile. Delli, io la voglio bene. Io ti farò per la Roma solo per questa festa. Però credo che se dovessi vincere sarà lo spartiacque per provare ad arrivare quarti.
Questo, no, se, no. Se no, no. Saremo a quel punto, saremo a soli 5 punti. Sì, sì, sì. Giù, questa è matematica, 5 punti dall'Inter, ci sono altri 20.000 partite ancora da fare. Beh, però la Roma, dai, c'è da dire che anche guardando Monarca, si è fatto un selfie. No, no, praticamente c'era una discussione prima in live da me, ho fatto la foto a una classifica, che sai, nel calcio magari si crede che uno come Cristante recupera più palloni di Çalhanoğlu. Ho fatto la classifica adesso dei palloni recuperati, Çalhanoğlu è a 26, Cristante neanche compare. No, ma sta giocando in difesa, sta giocando in difesa Cristante. Sì, sì, però, no, per dirti, Delli, però c'è chi sostiene che magari uno come Çalhanoğlu, Brozovic, sia meno difensivo di uno come Cristante o come, non so, fatemi un nome voi a caso. Invece certi luoghi comuni vanno smentiti. Vero, okay? vero. Il fatto di avere tecnica non vuol dire di non sapere recuperare la palla. Pirlo per anni è stato il più grande recuperatore di palloni della Serie A. Monarca, a proposito di Pirlo, c'è chi adesso è allenato da Pirlo, purtroppo per lui, e che soprattutto regala i primi 3 punti all'Empoli. Poi. Sì. Grande Andy, ci fai sognare. Ma quel giorno dopo riesce a risultare. Allora Augusto, io purtroppo non ho visto la live in quel momento finale che sono andato altrove, ma io vorrei capire tu qual è stato il tuo pronostico di oggi su Fiorentina Empoli. Hai detto Empoli? Io ho detto sicuro segna l'Empoli, perché tu hai detto no, che non segnava, quindi ho detto sicuro segna l'Empoli, ha pronosticato un 2-1, però vedi, allora c'è poco da fare, però ieri ho detto che vinceva la Juventus e tu invece hai dato 1-1. Ho dato 1-1. Vabbè, ragazzi, ma se le scommesse, cioè se fosse bastato giocare a pallone per vincere le scommesse, allora Fagioli sarebbe ultramilionario. No, porti rispetto. Quindi è la verità. La domanda è un'altra, ma tu te le giochi tutte quelle che spero di no. Sì, io infatti le gioco tutte, al contrario, infatti domani mi arriva la Lamborghini. Io ho mandato Andy un paio di mie magie di questo weekend che ha apprezzato. No, allora, devo dire, Manfredi ha delle visioni che io veramente, io non credo nel calcio scommesse, ma se ci dovessi credere, secondo me, ragazzi, Manfredi ci sono delle settimane che ti va bene. Allora, mi sono giocato gol di Locatelli, segna Lautaro di testa e la mano. No, aspetta, un'altra, che altro? Un'altra serie. No, guarda, me l'hai mandato ieri. Ce n'avevi uno assurdo che era Lockman gol o ammonito. No, gol e ammonito. Ma gol e ammonito. Sì. Ma se ci credessi, Manfredi sarebbe il primo di questa banda, Quando capisci che ci sono quei weekend lì, devi spingere. Oggi puoi diventare al liberatore, tranquillamente. Non succede più per un paio di mesi, però. Allora, completiamo il parterre perché c'è un ritorno. Ma proviamo a indovinare la puntata. Proviamo a indovinare la puntata, non so, te la ricordi tu che puntata è? Ah no, perché ho perso il conto. Allora, 197 secondo me. Io perdo il conto per i vostri, per i venerdì. Perché mi passa di... Sì. Però per lui abbiamo l'intro ad hoc, ci dirà subito che puntata... Ero presente, però giustamente Manfredi ha detto che non ci vedevamo da un po', quindi ben ritrovato a lui e ben ritrovati a tutti voi. La decima al processo, la 196esima totale. Grazie, meno 4 al grande traguardo. Ma per le 200 cosa fa Vitale per le 200? Ma lo sai che Leandro, in questa circostanza non ci ho minimamente pensato, perché per la centesima mi ero vestito di smoking. Non so se tu aveva anche la maglia, aveva la maglia pure. No, la centesima mi ero vestito di smoking, mentre alla 150esima avevo fatto la maglia celebrativa. Io l'ho vista dal vivo quest'estate.
tra le altre cose, quella maglia celebrativa l'avrei voluta sfoggiare in ben altra circostanza, perché capitò quando venne a mancare Paolo, il cartomante, e quindi quella 150esima puntata con tanto di maglia fu dedicata a lui, fu una sorta di segno del destino. E... oh, Ciccione, ma la maglia del cartomante della fucina. E ne approfitto anche per ringraziarvi, ragazzi, per quello che avete dedicato a Paolo alla fucina, perché bellissimo. Ho dedicato il post nelle mie storie di Instagram, però grande cartomante. Vi voglio ringraziare. Spam di cuore in chat. Perché è giusto così. Spam di cuore in chat, ragazzi. Ragazzi, io chiaramente c'è il caso Mourinho, però partirei da Milan-Juve. Mi interessava tantissimo sentire la disamina tattica del nostro esperto di tattica, Monarca. Vai. Grazie, caro Manfredi. Allora. Siamo tutto re, io ho anche penna per segnare, consiglierei anche a casa di fare. C'è da bacchettare parecchio Pioli, e spiego il motivo. L'ha persa Pioli? Allora, Sì, Pioli malissimo perché i suoi errori non gli entrano in testa. È molto prepotente il signor Pioli. Allora, il Milan gioca con una difesa abbastanza alta e lascia l'uno contro uno in difesa ai due difensori centrali, quindi Tomori e poi può essere uno fra Kier o Ciao. Ieri è capitato a Ciao. L'azione che ieri cambia la partita, che è l'espulsione di Ciao su Ken, avviene in questo modo, cioè con la difesa del Milan altissima e Ciao lasciato nell'uno contro uno con Ken. Quello che potete vedere è che lui sbaglia il tempo di anticipo, Ciao, Ken fa sfilare la palla, a quel punto Ken si ritrova ad avere una prateria, sta andando in porta. Ciao lo stende, rosso, chiara occasione da gol, tutto giusto. È la stessa identica dinamica che è successa nel derby, gol dell'1-0, Thuram trova nell'uno contro uno Ciao sbaglia il tempo di anticipo, Thuram se ne va, Ciao addirittura cade a terra, palla in mezzo. Deli, la vedo contrariata, che succede? Gol. E questo... Io faccio finire il Monarca. Okay, grazie, okay. Caro. Poi dico la mia. Questo qui succede perché quando tu vuoi lasciare i difensori centrali in uno contro uno, o si chiamano Nesta, Maldini, Samuel, oppure contro attaccanti o reparti offensivi di un livello un po' più alto, non te lo puoi permettere. Quindi finché sei col Bologna va bene, perché l'uno contro uno lo fai con Zirkzee, finché sei col Verona va bene perché lo fai con Bonazzoli, quando lo fai con Thuram, con Lautaro, o quando lo fai con Ken, che comunque non è chissà chi Ken, però già è bastato a farti cambiare la partita. Scusa, quello però Monarca, ma Gasperini l'uno contro uno lo fa da 5 anni e non mi risulta che abbia in squadra Nesta e nemmeno Thuram. Infatti padre, Gasperini lo scudetto non lo può vincere mai, proprio perché attuando quel gioco con difensori... Grazie, Nanni. Attuando quel gioco con difensori non di livello, Andy, e poi contro gli diverso attacchi forti perdi. Gasperini quando becca il Milan perde, quando becca l'Inter perde. Quello perde perché chiaramente l'Atalanta non ha una struttura per vincerlo. Ragazzi, se parlate di tattica sono due modi diversi, perché Pioli gioca a zona, lascia l'uno contro uno nell'ambito della zona di competenza. Gasperini è un uomo a tutto campo, quindi se l'attaccante sbaglia lo segue il terzino destro fino a tutto però, sinistra. Giusto, quello è proprio che un altro sistema di difesa. Cioè, tu con l'Inter non hai avuto sono... Tu con l'Inter hai avuto in realtà 5 lezioni, ma l'ultima, che è del mese scorso, ti dimostra che non puoi lasciare. Io ho capito, chiaro. Nell'uno contro uno. Però secondo me è una cosa. Secondo Vitale, arrivo. C'era Delli prenotato. No, non sono d'accordo col Monarca, perché non è che questa è una partita che si è decisa poi alla fine sugli uno contro uno. È stata decisa da un tiro da fuori. Io ho letto un titolo di un podcast questa mattina, che lo trovo perfetto. Lo chiamavano estasi del corto muso. Per me quella è l'estasi del corto muso, un Allegri in grado di fare qualsiasi magia, in grado di, ecco, sì, la Juve è una delle candidate allo scudetto, è inutile nasconderlo, lui è furbo, Allegri a farlo, ma
uno che vince così, ma è fortissimo. Se la Roma ora, vince a Milano è finita, cioè, quindi è se la Roma vince a Milano una ragione di questa situazione. Se la Roma, caro Sciccione, se la Roma vince a Milano, si candida anche lei per la corsa scudetto. Beh. Da favorire, perché dimostra di poter vincere gli scontri diretti che lo scorso anno non ha vinto e che gli è costato caro, ha perso tutti gli scontri diretti. Che voto da Max Allegri ieri sera, Deli Mello? 10. L'ha vinta lui. Uno. Ma perché a Deli Mello piacciono gli anticalcio come allenatore? Gli anticalcio. Allora, scusate, questa puttanata da Radio Romana diciamo di definire le cose con parole. Sì. Ah. Sì, quindi semplicemente quando tu vuoi vedere una bella partita di calcio dici o la Juve la De Zerbi, mi vedo Juve Roma De Zerbi, ma state scherzando, quel pagliaccio, no, cioè io se mi devo vedere per De Zerbi. No, scusate, se io mi devo vedere cosa, a proposito di anticalcio, no, scusa Vitale, Mascetti, che è il fautore insomma del calcio Vitale, in una certa maniera. No, Vitale, perdonatemi, Palladino, il grande esperto di calcio, sto cazzo piange alla fine partita. De Zerbi chi è? Uno che fa 50 passaggi tra i difensori e il portiere finché non riesce a creare un'azione. Ma che è il calcio quello? È una rottura di coglioni che veramente mi brucerei gli occhi piuttosto che vedere una partita di De Zerbi. Invece tutto 1-0 è una figata, tutti dietro. Sì, l'emozione che ti dà un gol al 90esimo dopo una partita così sofferta è emotivamente forte, non è visivamente forte, è emotivamente forte. Io cerco le emozioni, non l'estetica. Il calcio non è arte, il calcio è emozioni. Vitale prenotato, e poi sentiamo anche Colpo sulla partita ieri. No, io volevo dire tutt'altra cosa, ma a questo punto sono costretto a rispondere. Cosa a dire, scusi. No, perché vabbè, rispondo al Monarca. No, io per esempio su Gasperini non sono d'accordo, perché poi esulando da i dettami tattici, poi bisogna dare ragione ai risultati. Qui stiamo parlando di una persona che ha portato 3 volte l'Atalanta in Champions League, qualcosa di veramente utopistico, pensabile solo a Football Manager, e oltretutto ha rischiato di portarci anche il Genoa nella sua carriera, quindi insomma io credo che Gasperini, mi sarebbe piaciuto rivederlo in una grande, perché poi l'esperienza con l'Inter non è classificabile. E per quanto invece riguarda Delli, io credo che alla fine ci siano le mezze misure, nel senso, io non sono uno di quelli che dice mi piace vincere giocando male, ma neanche uno che pretende lo spettacolo. Infatti secondo me il giusto binomio è Carlo Ancelotti, che gioca bene ma non, praticamente non vedi neanche un brutto calcio. Un applauso per Carlo. Vabbè, ma che giocatori che c'ha, che giocatori che ha, grazie. Colpo, vero anche Colpo, Deli Mello, anche Mourinho è sempre nato le big tranne gli ultimi anni, comunque. Colpo, ma io sono molto d'accordo invece con quello che ha detto Monarca. Credo che la lettura della partita sia quella roba là. Pioli ha fatto e riproposto lo stesso canovaccio del derby, e quelle situazioni là le paga a caro prezzo. Ma non è questione di lasciare solamente l'uno contro uno col difensore, ma è di lasciare tutto quello spazio tra difensore e attaccante e il resto del contesto. Sì, ma perché non si è decisa lì la partita. Allora, io vi dico... Mi ha appena iniziato a parlare di Offa, fammi finire un concetto. Vabbè, vai, Dio Sol, vai. No, è mica, hai parlato 3 ore, sono stato molto... Vai. Porca miseria. Vai. Io sono di te. Prego. No, e quindi mi trovo molto d'accordo con lui. Poi secondo me 11 contro 11 sarebbe stata tutta un'altra partita, perché il Milan fin là ci stava mettendo sotto. Avevamo tante assenze, però ripeto, secondo me la Juve l'ha affrontata con la tigna giusta. Dal punto di vista tecnico si può fare molto più. Non mi è piaciuta la gestione per gran parte della gara, quando eravamo 10 contro 11 a favore nostro. C'è da migliorare tanto in quelle situazioni, per cui lo stesso Allegri ha sclerato. Ha avuto, secondo me, ragione nell'impazzire in quelle situazioni. Ma sai che non l'ho vista io quella tigna che dici, Corpo? Io ho visto... Allora, io ero allo stadio e vedevo una squadra molto impaurita. Anche il cartellino giallo di Locatelli, che per me è inesistente, dopo l'ho rivisto anche alla TV, era solo Locatelli che protestava, erano già tutti pronti in aria... Sembravano quasi impauriti. No, Leandro, perdonami. A volte dallo stadio si avvertono voci diverse. Io ti posso assicurare
che la Juve non era impaurita ma concentrata. Okay. Hanno fatto una partita concentrata, sono venuti a giocare da scarsi, sapevano di essere più scarsi e hanno detto giochiamo ordinati, se loro fanno una follia proviamo a vincere, se no... Cioè, è così per il pareggio, sì, sì, era chiaro. Ma è stato per le Allora su Gasperini. Prego. Gasperini è venuto all'Inter e l'esperienza è classificabilissima e ti spiego perché. Ma sono quasi 10 anni. Quando tu sei un allenatore che hai i propri calciatori, a tutti fai fare corse di 60 metri, tu puoi allenare giusto l'Atalanta. Perché se tu andavi al Milan di Rivaldo, Ricosta e Pirlo o all'Inter del triplete con Schneider e tutta e questa gente, le cose di 60 metri i campioni non te li fanno. Ecco perché Gasperini non potrebbe allenare un grande club. Primo. Per quanto riguarda Colpo, quando Allegri fa lo show e dice, giustamente Colpo dice, non mi è piaciuta la gestione 11 contro 10, ma è colpa di Allegri. Ma perché certo, quando lui pretende... il campo largo, perché ha ragione, no? Gli altri sono in 10, il campo lo devi allargare. Come si allarga il campo? Lezione didattica per gli amici della chat che ci seguono. Esatto. Devi fare i cambi di campo. Quindi l'avversario corre perché tu fai i cambi di campo. Ma il cambio secondo di campo, me non ne hanno fatti tanti perché sanno di avere un po' i piedi storti. No. Non solo Manfredi, ma anche se tu provi a fare un cambio di campo. Quindi il terzino destro che ha un lancio dall'altra parte sulla zona offensiva, ok? Ci vuole l'esterno sinistro offensivo che fa il movimento in avanti. I movimenti in avanti nella Juventus vengono fatti solo quando il pallone è recuperato, il cosiddetto contropiede. Cioè, di base, il calciatore della Juve non va in avanti. Quindi, non avendo memorizzato... Chiedono dalla chat movimenti... se è materia d'esame questo, stanno prendendo appunti... Non può mai fare il campo largo se non hai i movimenti memorizzati. Perfetto. No, più che altro, Monarca, mi ero fatto questa domanda un attimo, c'era anche in chat, però Conte, dicono in chat, giustamente gli fa fare gli scatti da 60 metri. È quello esattamente che volevo dire io, ma a me è stupido. Leandro, lei lo sa perché io sono entrato su YouTube? Ho aperto il canale? Criticando Conte, giusto? YouTuber che criticava Conte, che io ho massacrato tutte le domeniche. Okay. Per me però tu dici che i campioni non vogliono... Lo devi ringraziare allora, perché è andato in campo. Per me Conte è uno degli allenatori, più scarsi d'Europa. Tu dici i campioni rifiutano quel tipo di lavoro. Quando Conte ha dimostrato con la Juve, con l'Italia, con l'Inter, con la tua Inter, facendola anche trionfare... Conte di campioni veri ne ha allenati pure. Vero, anche però ecco, Endinen non sa un cazzo di calcio, perché la coppia d'attacco era Pelé e Terra, porca mignotta. A centrocampo c'erano Parolo, Nocerino, dove cazzo stavano i campioni? Aspetta un attimo. L'Italia di che campioni aveva? Ce l'abbiamo allora fatto. La Juventus Pelé e Terra abbiamo fatto. Del Piero giocava bocce, quindi Del Piero. Ma italiano significa l'Italia. L'Italia ha fatto l'europeo. Pelé e Terra. Zazza, tu prendi Giaccherini, la carriera di Conte, Giaccherini. Che se non la sai te la dico Conte, io. No, la carriera la dico io. Conte se ne va dalla Juventus perché non gli hanno preso i campioni che lui pensava fosse i Turbe. Che è i Turbe. Cioè, per lui i Turbe vorrei era ricordare fenomeno. I campioni che la Juventus aveva. Io te, ha vinto lo scudetto con Matri, con Vucinic, do cazzo so campioni. Con Del Piero. Ma che Del Piero che non lo faceva giocare? Ma no, è vero, no, è vero. No, cosa? Pepe giocava, ma queste cose, sai, le basi. Del Piero, forse no, Pirlo. Aspetta. Del Piero era in una fase di fine carriera, però comunque... E quindi ma non dai, conta come campione, non conta come non lo faceva giocare, stava a fine campione, carriera. Ok, l'Inter campione d'Italia, l'Inter campione d'Italia. Ma che d'Italia. Ci fa Endinine in una... L'Inter campione d'Italia, qual è il campione di l'Inter? Lukaku? Ma che ci fa Endinine in una discussione allora, sul calcio? Lukaku, che è uno... Ma non è un campione! No, Lukaku. Allora, innanzitutto te che ami Mourinho, già io mi chiedo cosa fai a parlare di calcio in generale, di bellezza del calcio già non potresti parlare. Sono l'allenatore più vincente vivente, tranquillo. Benissimo, ma allora se andiamo a parlare così richiamiamo
ad allenare il Trap, che ha vinto anche lui praticamente tutto. Non allena tempi, più, non allena tempi, più. Credo, ma c'è un motivo, perché i tempi passano, Mourinho i allena. Tempi cambiano e il calcio cambia. Il Senti, infatti due anni fa Mourinho ha vinto una coppa con la Roma. Ah sì, la coppa è quella che, lo sai che giocano i ferrotramvieri in quella coppa? Don't cry, cry in your car, cry in your car, and deny, cry in your car. Lo sai che c'è gente che chiede il permesso per andare a fare le trasferte? Scusate un attimo, mi è arrivata questa, non so cos'è, la apro con voi. Io l'ho sentita, se, ok. Si l'ho può sentire? Fa una piccola gaffa, è borderline però è una piccola, ragazzi, una gaffa diretta... tipo bestemmia, no, una gaffa del tipo che è andato a trovarli, vabbè, allora è bannabile? In... non penso sia bannabile. Proviamo, ragazzi, io non l'ho ancora sentita, sono curioso. No, raga, questa qua io l'ho sentita, vorrei... evitiamo ma c'è è una gaffa, voleva intendere una cosa, però arrivo un attimo, una cosa abbastanza praticamente piacevole. È andato, ha detta male, ragazzi, sì, c'è la base, qualcosa che ha detto male, però l'intento era, cioè, che ha detto, scusate, non l'ho vista questa. Bene, anche io l'ho vista. Pensavo fosse non è che è bannabile. No, è allora ti dico, è poco carina, gli è uscita male la frase, però. Allora, praticamente lui ha dedicato il gol a una persona disabile che era andato a trovarlo all'allenamento, però l'ha detta male. Ho capito. Vabbè, sì. Non fa neanche ride. Allora, attenzione. Notizia pochissimi minuti fa, pochissimi minuti fa, Roma e Lazio per gennaio hanno un obiettivo e non immaginerete mai di chi sto parlando, perché Lorenzo Insigne, no, mamma mia, obiettivo di Roma e Lazio, signore. Beh, dai, gennaio. Ci sta. Però la Lazio è già un'ipotesi più credibile, perché essendoci Sarri che l'ha avuto a Napoli, quindi no ragazzi, non c'è niente. Però voi levereste Zaccagni. No, ma non ti serve, però già è più credibile, perché ma comunque ha avuto Sarri come allenatore a Napoli. Ma la notizia non viene dalle squadre, è il procuratore sta offrendo a destra e manca. L'ha proposto la Lazio, penso alla Roma. Insigne è una pippa clamorosa. Non so se è una pippa o meno, però nel senso non c'è un interesse da parte delle squadre, è il procuratore che lo sta offrendo. Beh, ma Augusto, se vi arriva a zero non lo prendi, scusa. No, perché lui è legato all'arrivo, eventualmente se Pedro dovesse andare via, ma non credo poi alla fine che Pedro vada via a gennaio. Cioè, sinceramente. Onestamente, secondo me ogni squadra italiana si trova Insigne a zero, uno stipendio abbordabile, per me un pensierino ce lo fa. Posso ricordare che Insigne se n'è andato via da Napoli, il Napoli vince lo scudetto. Vabbè, però non è che l'ha vinto perché è andato via Insigne, se fosse rimasto, vabbè, se dovessimo pensare che porta sfiga, allora una volta non vi parlate, non è sopra, quello, non è porta sfiga, è che non è un giocatore di livello top player, perché poi arriva però infatti stiamo parlando, guarda, infatti stava nella nazionale della Roma, non è che stiamo dicendo che Real Madrid nella nazionale c'era anche Andrea Pirlo, comunque, tanto per ricordarsi, comunque Insigne ha vinto un europeo da titolare ed è ancora relativamente giovane, perché lui è del 91, se non vale 32 anni. Sì, N9, ma non vale con le ricerche su Google. Volevo rispondere solo un attimo a Andy al volo. Quando arriva Conte il primo anno, che sulla panchina della Juve, una Juve già in disfacimento, problemi interni, Cristiano Ronaldo, però sulla panchina c'è un allenatore vero, Sarri, vince lo scudetto con 4 giornate di anticipo. L'anno dopo, quando sulla panchina della Juve mettono un tizio che non ha allenato neanche il subbuteo, l'Inter comunque fino a gennaio è ancora testa a testa, ok? L'Inter la fuga la fa quando in quella squadra entrano Eriksen e Perisic titolari nella partita del 14 febbraio contro la Lazio. Da lì fa 15 vittorie di fila. Quindi è la tecnica che vince, e l'Inter vince lo scudetto nonostante Conte. Grazie a Conte. Perisic, che è sicuramente, come dici tu, un gran uomo di tecnica, ma anche di corsa. Ricordati tutto il lavoro che lui fa sulla fascia. Quindi non annovero Perisic fra quei fenomeni che non devono fare i 60 metri di corsa. Però, Monarca, i fenomeni sono gente come Eriksen.
Non però penso. Questo va in controtendenza invece con gli scudetti, i tre vinti alla Juve, perché soprattutto il primo del 2011-2012 lui lo vince facendo per overperformare dei giocatori, perché scusate, poi scusate. Il Milan ma non sono campioni, ma non sono campioni Vitale. Però è una virtù quella di far overperformare i giocatori. Monarca, mi chiedo perdono, rimaniamo sul presente perché dobbiamo per forza parlare della Roma, dobbiamo per forza parlare di Mourinho. Delli, è successa quella cosa che... Com'è che la chiamavi tu? Fake news. No? Catabasi. Com'è che chiamavi? La catabasi. Ecco qua. Che cazzo è? È successa. No, ieri... ha detto la ketabasi, Pancio, che sembrava in realtà più una droga. Una malattia, tipo. No, sembra una droga, però... È tipo quando non ti proteggi che prendi delle malattie strane, no? No. Però, Delli, a parte gli scherzi... vi ricordate cosa vi dissi? Vi ricordate cosa vi dissi quando tutti quanti dicevano dopo Genova, no? Mi pare. Dopo il Genova. 4-1 contro il Genova, tutti quanti... a dire Mourinho se ne deve andare, è finito, la Roma non può rialzarsi. Io dissi attenzione, come nelle migliori storie epiche stiamo assistendo alla catabasi, cioè la discesa agli inferi per poi tornare con i superpoteri, con nuove abilità che permettono all'eroe di vincere il nemico. 4 vittorie di fila, tutte sminuite dai pezzenti di questa trasmissione. Poi, noi qui le apprezziamo. Poi Simone Cagliari e Monza con Servette, è normale che le finiscono. Scusami. Vitale, il Monza è la quarta o quinta difesa del campionato. Non è una squadretta. Non è una cosa di Erano 10. Hanno difeso in 10 e hanno difeso in 10. Che ne pensi di questa statistica dell'Imello? Questa è proprio l'essenza del calcio di Mourinho, un calcio emotivo dove lui forgia i giocatori a non mollare mai nella concentrazione quando c'è da difendere un risultato e nel andare fino all'ultimo momento a cercare di... Vi ricordate contro il Milan che perdevano 2-0 quando mancavano prima della fine? Sì, era l'ottantesimo. 10 minuti, 2 gol in 10 minuti. E lui sa trasmettere ai giocatori quanto è importante, ma anche le sue sedute allenamento sono molto simili alla partita vera. Lui cerca di fare proprio le sedute di gioco d'allenamento di 90 minuti proprio perché vuole abituare i giocatori alla concentrazione per 90 minuti. Io sono il massimo esperto di Mourinho, penso, in Europa e nel mondo. E quindi vi posso raccontare questi dettagli che nessun altro sa. Lo devo mettere alla prova, gli devo fare delle domande. Prego. Allora, chi era il secondo portiere del Porto del 2003-2004? Allora, Vitale, io credo che ci sia sempre una confusione quando dico massimo esperto. Io non sono una massima enciclopedia, io sono un massimo esperto. Questa cosa la posso ritrovare con Google o Google Bard in 2 minuti, non è importante che lo sappia. Io non ho Google davanti, io te la dico tutta la formazione. Ti dico che no, è come Sciscione, che è un avvocato, saprà che non è importante sapere tutti gli articoli di tutti i codici, li può ritrovare prima di affrontare un caso. Salvi però, comunque non è scritto salvi. Io non ho detto massimo enciclopedia, ho detto massimo esperto. Volevo fare una correzione. Ha fatto per performare un uomo valente, Costigna, Berlei, che erano scappati di casa. Ragazzi, c'è una protesta ufficiale. Ne ho viste di cose assurde, ma fare il Rai 99 ad oggi ho visto davvero di tutto. Allora, Roma Club Bari, che sono questi qui. Vieni. Tra l'altro mi hanno messo una blacklist, a me cazzo me ne frega di essere nella vostra blacklist, tra le altre cose. Però detto ciò, tu dovresti solo imparare quando vieni nella mia live, quando guardi, quando senti parlare il Bomber Picci, Davide Bertocchi, tutti gli amici che abbiamo avuto oggi, dovresti prendere il tuo pennino, scrivi tutto e poi magari potremo parlare di calcio. Ce l'ha con te, dopo gli tuoi ospiti. No, l'italiano. Amico mio, ti posso dare un consiglio? Io ho smesso di leggere la chat
si sta una favola, non leggo più commenti. Bravo, vado... Vitale. Vitale, ma vuole dare... Vabbè, ma Andy, pure se legge mi capisce, guarda che ti ha risposto. Ma poi, scusate, ma secondo me... Scusi. Secondo voi a me fate qualcosa di Club Bari, cazzo me ne frega. Ecco, vabbè, okay. No, però ma guarda che Club Bari lì ha preso di mira di me il Don, ci ha preso di mira tutti quanti. Quindi io è perché è un coglione, perché lui anziché fare queste robe qua, no, ma anziché fare queste robe qua, attenzione. Venga in live, aggiornamento, ore 23:30 del 23 ottobre 23, stiamo vedendo la live del processo di YouTube più scadente che ci sia. Per fortuna c'è gente come Deli e Sciscione, quindi credo che ce l'abbia con tutti tranne Deli e Sciscione, che fanno ridere e alzano la sicurezza del programma. Adesso non so, ma io avrei smesso con fanno ridere. Mi piace, mi piace questo account, mi piace questo account. No, non so cosa ottimo account ci sia tra far ridere e alzare la sicurezza del programma, però è momento di una rivelazione. No. Abbiamo rivelazione forte, perdonami Vitale, di un uomo che è stato accostato negli ultimi giorni a una panchina di una squadra in crisi, e però sembra che abbia rifiutato quel posto. Adesso è venuto a spiegarci tutto. Ingresso così. Faccio notare, signor Piantanida, che no, ma gente camicia che bellissima. Venderebbe la madre per una panchina della Got League. Lei addirittura. Io voglio la panchina. No, io voglio la panchina della Got. Un attimo. Che è successo? Ragazzi, buonasera a tutti. Sono qui. Allora, lei aveva detto, tipo, non mi ricordo, in una live, tipo, dica. Chissà, ero lì per un boh, giusto, aveva fatto intendere qualcosa. Io non mi ricordo cosa cosa ho detto un minuto fa, ma mi ricordo, ma so cosa mi ha detto un grande presidente, un presidente illuminato, sottovalutato della Got League, il signor Riccardo Dose, che ha in mente un progetto fantascientifico per riportare la squadra in alto dopo la finale estiva, e per questo ho detto, cioè ha scelto me, poi io ho detto di no. No, e perché hai detto di no se il programma era fantascientifico, Frank? Perché nella vita a volte bisogna capire quando è il momento giusto, e il momento questo non era il momento giusto per me, e quindi il rifiuto, se io adesso potrei inventarmi una polemica bellissima, in realtà non me ne frega niente di inventare delle polemiche, ma il rifiuto sembra che io abbia schifato, perché poi sembra l'ho rifiutato con schifo, no, l'ho rifiutato con come dire, proprio, cioè, io ero orgoglioso di questa sua proposta, che è molto grande, non voglio fare nessuna polemica, ma l'ho rifiutato per delle ragioni professionali, non perché qualcuno dice che io abbia chiesto il monarca nello staff, cosa che smentisco, che sarebbe una follia, tra l'altro. Immediatamente spero che il monarca possa a casa. Monarca prima o poi avrà una panchina. Frank. Perché il monarca non accetta di fare il secondo, fa il primo. Attenzione. Io farei il secondo del monarca. Sarebbe una grande coppia. Frank, ma il momento giusto può essere che si liberi un'altra panchina? No, guarda, io questo, allora, e qui dopo entrano anche in campo i sentimenti. Il e allora culo poi di dopo... quest'uomo è che gli è andata bene questa Got League. Questo è il culo di quest'uomo qua. Vabbè, ma il culo fa parte dei più grandi allenatori, cioè i più grandi allenatori della storia del calcio hanno la più grande fetta di culo che si portano anche loro. Non posso cacciare un allenatore fortunato. Però devo cacciare Colpo Gobbo, che credo abbia sia arrivato l'orario, giusto Colpo? Sì, scusate per oggi, ma devo scappare. Buonanotte, grazie mille, ti aspettiamo Colpo. In questi giorni. Ciao. Colpo, che era veloce e indolore, che prima non avevi tirato lo scappo. Grande Colpo. Ciao.
Allora, quindi dice, ma non ci vuoi dire qualcosina sul progetto fantascientifico di, che in realtà, aspetta, specifichiamo, in realtà il presidente è Awed. Sì. Però sì, vabbè, tu hai detto Dose, però vabbè, Dose credo sia comunque uno di quelli che entra nelle decisioni, ecco. Entra il Deus ex machina della squadra. Già delegittimato il presidente. Scusate, ma non è una buona da loro, no, perdonatemi. No. Dopo il no di Frank, loro sono andati su Enerix, cioè sì, no. E no, ragazzi, io questo che ho sentito, Dopo questo ho fatto bene a non accettare. Vi saluto. Ciao ragazzi. No, Augusto, secondo te perché non vanno su ND9? No, ma è uscito davvero. Ragazzi, io quale motivo? Ma io mi sono già cattato, ragazzi. Io alla lanterna, ma non c'è una squadra, cioè non è una squadra iscritta. Ti sei accasato. Quindi dimmi un po', Augusto. C'è l'abbandono. Vorrei svelare che sto seguendo un profilo di. È una novità. L'ho mandato sul gruppo WhatsApp. Se lo puoi vedere, Leandro, ho mandato il link. Questa è un profilo di un giocatore che è alla Got League. Sto seguendo perché è una giocatrice che incarna perfettamente tutti i nostri requisiti, tutti, è quello che ci manca nello spogliatoio. Ce l'ho io. Ce l'hai? Ma io un consiglio prendi, ma glielo darò in privato. Giocatrice espulsa per una testata, no. Simula sesso orale mentre lascia il campo. Questa, lei è la giocatrice che stiamo seguendo. Lì posso, ma Delli, non perché l'ha fatto del sesso orale, perché per la testata noi vogliamo. Delli è una giocatrice che Mourinho prenderebbe, perché ormai è un requisito essenziale per entrare alla fucina. La simulazione, no, o il sesso orale? No, però posso dire una cosa: io mi voglio candidare a ricoprire un ruolo in solo per la fucina, ovviamente. Credo grande, quindi, grande. Quindi credo tutti nella fucina. Quindi credo che debba dirlo, sia chiaro, se io entro in uno staff potrò dire sempre ho servito e sarò al servizio, quindi faccio il secondo, il terzo, il quarto di chiunque, perché per me è militaresca la gerarchia, come sono renziano e murinista rispetto alle gerarchie. Mi scusi, ma lei che idea avrebbe, per esempio, cioè, in un torneo a sette, cosa metterebbe di fuori? Io penso che bisogna convincere i calciatori che serve la serietà anche del gioco, non si possono assistere alle buffonate di Erfaina nello spogliatoio che fa quei discorsi copiati dai film americani, cioè dai, siamo a ridicolo. Vabbè, ma siamo a ridicolo. Credi che Mourinho non lo faccia un discorso stile Al Pacino? Mourinho fa dei discorsi pazzeschi. E allora ti stai contraddicendo? Ma non li copia dai film americani. Sono i film americani che copiano Mourinho. Assolutamente sì. Comunque, quando ho sentito... Io so, caro Delli, me l'hanno detto, che al Chelsea, uno di quelli che deve tantissimo della sua carriera a Mourinho è Lampard, perché Mourinho diceva, tu sei il centrocampista più forte del mondo. Certo. Lo diceva a tutti. L'attaccante più forte del mondo. Tu sei il difensore. A Maniscia, che al Porto diceva la stessa cosa. Sì. Beh, in quegli anni lì era troppo forte Mourinho, dai, era imbattibile. Mourinho al Tottenham. Scusate, posso fare una domanda di storia del calcio? Attenzione. Quello che ha appena detto Manfredi su Mourinho. Sì. Quale allenatore è passato alla storia per averlo fatto per primo? Nel calcio mondiale. Io sapevo di Mourinho, quindi non lo so. No, ma c'è anche una particolarità, Manfred, su Mourinho. Vitale forse me lo può dire. Allora, c'è una particolarità su Mourinho. Allora, qui metto anche alla prova Delli, che lui, ad ogni suo singolo giocatore, sin dall'esperienza al Porto, dava dei bigliettini personalizzati, una sorta di pizzini dove c'erano scritte delle frasi motivazionali per motivarli. Queste accuse a Mourinho le eviterei. Convincendoli queste... che fossero i più forti. Allora... Allora. Oh, però non mi ha risposto nessuno. Sì, ma io non lo so. Monarca. Ti provo a rispondere io. Attenzione. Rifai la domanda. Quale allenatore è passato alla storia nel calcio mondiale per andare dai suoi giocatori prima delle partite a dirgli tu sei il più forte del mondo, tu questo lo marchi come vuoi, tu oggi segni 3 gol? Vi do un indizio. Spesso lo faceva prima delle finali di Coppa Campioni che poi vinceva. Ha dato un indizio grosso. Un italiano. Ti do un altro indizio, è l'allenatore che inventa il pressing nel calcio mondiale. Arrigo Sacchi.
No, no, andate, poi, a circa andate a circa 30 anni prima. Rinus Michels, ma una pinta pura di Coppa Campioni. Il pressing venne chiamato per la prima volta tacca la bala. Tacca la bala, termine della sua lingua. Elenio Herrera. Herrera? Herrera, prima della finale con Real Madrid, andava da Bedin, che era un calciatore, voglio dire, dei mezzi tecnici limitati, e gli diceva: tu oggi Di Stefano, che era il giocatore più forte del globo terraqueo, tu oggi lo marchi perché tu sei il mediano più forte al mondo. E lui che inventa il pressing chiamandolo tacca la pala, perché fino ad allora, quando l'avversario aveva la palla, si retrocedeva sperando che sbagliasse. Lui è il primo che gli dice vai e prendigli la palla, e inventa il pressing. Il primo che manda un difensore in attacco, tale Giacinto Facchetti. A parte questa lezione di cui comunque siamo, no, così grati, magari poi Piantanita capisce perché lui può fare il secondo anno, che tra l'altro ci ha piantati in asso, mi ha appena scritto via, per favore mi ha appena scritto Piantanita che ha seguito tutto il suo discorso e l'ha compreso. Allora, se non erro devo salutare Andy Nine, che c'è da fare domani mattina. Andy, raccontaci. Arriva l'elettricista, c'ho dei lavori da fare, quindi... Perché? Vabbè, tutto bene. Arriva alle 8:30, no, arriva alle 8:30, io se no non... Come le 8:30? Ma che schifo è? È una vergogna, gli ho detto anche io, gli ho detto, ma scusa, ma te per arrivare qua a casa mia alle 8:30, ma che ora ti devi svegliare? Mi ha detto alle 7:30, io ho detto, ma non ti vergogni? Ma detto, sapete, no, guarda, scusate, voi lo lascio andare. Voi lo sapete che in Liguria fanno colazione con la focaccia e il caffè? Cioè, voi sapete questo? Siete mai... Avete... Il cappuccino, non il caffè, Manfred. Cioè, proprio la bagna. Certo, no. Allora... Non so se lo sapete. No, vi spiego perché stiamo facendo fake news adesso. Cioè, questa, innanzitutto, è il cappuccino, poi... Noi non siamo una radio romana, quindi ripariamo subito. È una cosa che 50% ama, 50% odia. Ma quindi non è una cosa proprio di tutta la Liguria, a seconda, però sì, vi confermo che c'è. I scemi sono la metà dei liguri, insomma, che stai dicendo. Allora, come la paella per gli spagnoli, che magari la mangiano più i turisti, però è allora 50. va bene. Allora, no. Lei lo ama, lo odia, scusi, questo. Vi dirò che in realtà non è una vita che non mangio focaccia, però se mi capita sì, lo posso fare. Ma ci stanno pure quelli con i sandali, col calzino bianco. Guardate che poi voi parlate tutti, ma poi d'estate vi becco tutti qua a rompere i coglioni. Io vengo sempre, anche perché da Milano è la cosa più vicina per andare. Io sono venuto quest'anno, devo dire, molto molto bella la Liguria. Un applauso alla Liguria. Allora, un saluto Andy Nine, una buonanotte. Ciao ragazzi, buonanotte. Grazie. Allora, due cose. Una, abbiamo un grande ospite perché ci sono le dichiarazioni scottanti del suo presidente e quindi lo farei entrare. Sì, sembra le dichiarazioni del presidente, sembra tipo nonno Simpson nel film Simpson quando dice moriremo tutti, più o meno è andata così. Aurelione. E facciamo entrare chi ci dirà la verità. Dopo ci racconterà se ha avuto querela in questi giorni o cose strane come al solito, però con noi Luca Cerchione. Ragazzi, buonasera. Bentornato Luca. Bentornato. Luca. Grazie. L'ho dovuto fare perché ovviamente uscendo Andy Nine ho voluto alzare il livello della trasmissione. Diciamo lì, non voleva entrare finché c'era Andy Nine. Vabbè. No, volevo darvi questa scossa di miglioramento e poi volevo farvi notare che il mio amico Francesco Vitale, da quando Gianbruno si è messo in autosospensione, ha sciolto i capelli perché vuole prendere il posto del ciuffo più amato di Rete 4. Aia. Ti ringrazio amico mio, dai, cerchiamo di fare quello che possiamo. Allora, Leandro, però anche del livello ha il ciuffo, quindi non sono l'unico. È vero, ma credo che il posto di Gianbruno a Delimello a naso mi sa che non gli interessi. Leandro, sì. Se puoi fare una ricerca, perché mi sa che è uscito qualche minuto fa l'audio del gol di mano di Pulisic.
Si può fare una breve ricerca. Okay, okay, allora, okay. Intanto, ieri avete visto tutti la partita su DAZN, immagino, avete visto i problemi che ci sono stati clamorosi, e si è espresso De Laurentiis, diritti TV, DAZN e Sky non sono competenti. È una sconfitta. Con questa offerta il calcio morirà. Io ho sentito tutto il discorso, tutto giusto. Quando vendo un pacchetto in cui trovo cinema, Champions, calcio italiano, serie TV, intrattenimento o DAZN che vende anche altri sport, io non capirò mai il vero valore del calcio italiano. A differenza dei miei compagni di squadra in Lega, io detesto operare in modo passivo. Voglio un filo diretto con il tifoso, non con DAZN e con Sky. Queste le dichiarazioni. Ha detto che è stata una follia comprare i diritti TV per 5 anni, dove nel frattempo sta succedendo di tutto. Sì. Infatti dice: con le guerre il calcio e il cinema vanno fortissimo e noi siamo vincolati a quel contratto. E ha detto anche un'altra cosa interessante, che lui stava guardando una partita di Premier League con delle riprese eccezionali, poi ha visto 3 partite in Italia, ha detto una vergogna su. Possiamo dire che la sua struttura forse è una delle peggiori, e il Napoli è una delle squadre che ha investito meno in strutture in questi anni. Però è stato rifatto lo stadio in occasione dei giochi. Però è, ad esempio, la Fiorentina, che attualmente è un club più piccolo rispetto al Napoli, anche a livello di fatturato e tutto, ha rifatto tutto. Ma aspetta, Leandro, però oggi però rifare uno stadio in Italia, presidente. Oggi rifare in Italia uno stadio è solo uno scontro con la burocrazia. Voi vi rendete conto che a Roma dati il passaggio 3 presidenti alla speranza di costruire uno stadio? Ma si può? Sì. Ma è una vergogna. Il termine giusto, Delli, perdonami, poi qui non possiamo andare oltre per la trasmissione, ma vi dico solo una cosa a tutti i presenti: informatevi chi ha fatto, chi ha ristrutturato gli stadi per il Mondiale d'Italia 90, chi è stato a farlo in Italia. Però rimaniamo sul presente, quindi non è la burocrazia il problema. Allora, questo è un discorso che De Laurentiis porta avanti da anni e oggi, secondo me, ha trovato terreno fertile, perché vendere per 5 anni i diritti sempre allo stesso prezzo, secondo me, è da stupidi. Basti pensare all'inflazione negli ultimi 5 anni, quanto abbia ridotto il potere d'acquisto. 900 milioni che oggi per la prossima stagione possono essere sufficienti, magari fra 3 stagioni sono altamente insufficienti. Quindi quando De Laurentiis dice per 5 anni... Sì, perché tu dici magari fra 3 anni in Serie A comprano Mbappé e Haaland, e tu, cioè, che chiaramente non succederà mai, però non lo puoi sapere, vale di più la Serie A. No, ma molto semplicemente, se la Premier, per dire, arriva a 2 miliardi di sterline, magari si trascina gli altri campionati a dei prezzi più alti. Quindi è da stupidi firmare per 5 anni. Però se non sbaglio c'è anche una clausola che dà una revenue share nel caso in cui raggiungi un tot numero di abbonamenti. Quindi nel caso in cui ci fosse quella via, no, che porta tanti soldi nel calcio, le squadre ne gioverebbero. Almeno questo avevo letto. Quello che ho capito è che hanno accettato questa formula perché Sky e DAZN pagherebbero molta di quella cifra in anticipo, e quindi permetterebbe di chiudere i debiti. Lo scandalo, a mio avviso, è un altro, se posso dire. Qui nessuno valuta il servizio offerto da DAZN. No, ma perché il problema, però, in un paese dove la fibra non funziona neanche in grandi città come Milano o Roma, figuratevi nel paesello di campagna di cui l'Italia è piena, e io affido lo sport più seguito in Italia a un servizio che si basa sulla fibra. Ma il servizio tu me lo devi garantire analogico, perché corro, non posso stare 2-3 minuti con la partita che salta, che si ferma perché non mi ho la fibra. Devi avere una piattaforma. No, il ritardo molto, oltretutto il wifi. Però il problema lì è DAZN o la mancanza di infrastrutture? Cioè, per me è imbarazzante che non ci sia la infrastrutture. Che non ci è sia collegato, la fibra, Leandro, perché se ti mancano le infrastrutture, allora non puoi vendere quel servizio. Bravo. Se non sbaglio, hanno anche un canale dedicato al terrestre.
il discorso qui è che io ero contento effettivamente quando era arrivato perché pensavo adesso si muovono lato infrastrutture. Il problema è che il 5G è in ritardo e la fibra è in 5G. ritardo, è tutto in Leandro, ritardo. la gente non ha la Però 64K pronto. scusate, Quello. noi Prego, facciamo i prego, conti su Ciccione. quello che è il calcio e quello che produce. Secondo me la scelta, che non dico che sia quella giusta, ma ritengo la motivazione che ha portato a questa vendita, è sostanzialmente in due ordini. La prima è che loro hanno ricevuto un'offerta al ribasso rispetto a quello che guadagnavano negli ultimi 3 anni. Quindi hanno pensato di farlo in 5 per evitare che ulteriori tracolli potessero portarli a guadagnare ancora meno. Perché dicono comunque questi ci hanno offerto di meno, gli abbonamenti sono in calo, l'interesse è in calo, la raccolta pubblicitaria è in calo, quindi noi rischiamo che fra 3 anni questi ci offrono ancora meno, invece così possiamo pianificare per 5 con quei soldi lì. Poi l'altro ragionamento è che dovevano fare, l'alternativa era fare un canale proprio della Lega, ma il canale proprio della Lega oggi è 24 ottobre, senza che tu hai mai fatto nulla del genere, e per metterlo online credo il 20 quando si inizierà la prima giornata, ma devi fare qualche test, qualche prova e quant'altro, quindi mettiamo il 1º luglio, è impensabile se tu non hai già una struttura avviata, cioè tu ti saresti stato costretto ad affittare un blocco da parte di una delle due contendenti, oppure affittare uno spazio a un'altra già televisione, Amazon e chi per lei, per mandare mandare le tue partite, avendo poi il Se non rischio di sbaglio, perdona, fare mi auguro, ma raccolta era già pubblicitaria. successa una cosa del genere negli anni 2000, perché Sì, quando c'erano stagione Telepiustream avevano creato 2013. Gioco Sì, Calcio, che era la TV della Lega, gioco calcio, e era infatti stato andava a fatto finire per la anche, legge era stato un Dillo. fallimento. Scusa, è Scusate, stato ragazzi, fallito scusate, clamorosamente. scusate, vi devo fermare perché c'è una persona che non so come vedrà la Serie A nei prossimi anni, ma come se la passa. Ci sono state serate migliori, indubbiamente, però No, siamo dai, sempre qua a non faccia metterci la così. faccia. Non faccia Siamo sempre Chiedo, qua. io ho tammato la chiedo, pizza, Manfredi. chiedo alla nostra chat di recuperare le cose che Flavio diceva quando la Roma vinse 7-0 con l'Empoli. Sì, Chiedo di diciamo che recuperare. se vuoi ti rispondo, è giusto? Sì. Assolutamente. No, Fammi è giusto. No, ha cambiato allenatore, è un'altra squadra adesso. Dopo che. certo. No, cioè, allora, oggi la Fiorentina ha fatto una bella figura di merda. Quando siamo qui che vinciamo a Napoli, Ma il veniamo grande qua e italiano, il discutiamo. bel gioco, no? Il gioco Ma non è che bello. perché. Allora, un attimo, Deli, poi. Non è perché italiano fa del bel gioco, non può, quando perdiamo fa tutto schifo. Abbiamo Contro perso. l'Empoli. Abbiamo perso con l'Empoli, ma abbiamo vinto anche contro Atalanta e Napoli. Siamo quarti in classifica perché non è che siamo ultimi oggi. Abbiamo perso, abbiamo fatto una brutta figura. Abbiamo perso perché non abbiamo la mentalità da grande squadra che può stare ai primi 3-4 posti. Ci prendiamo questo bagno di umiltà. L'Empoli, però, non è quella di Roma, ha cambiato allenatore, gioca in maniera diversa contro l'Inter. Cioè, insomma, è un Empoli Sì, cambiato, però. in 4 giornate l'Empoli è totalmente Posso, diverso. ti Certo. posso dire, Pikachu, che noi a Genova No, abbiamo, no. siamo là, abbiamo fatto 4 gol, siamo andati Pinocchio. a casa, abbiamo, siamo, a Genova siamo andati a 4 gol a casa e la Roma ne ha presi 4. Vogliamo fare sto giochino? Facciamolo. Abbiamo più punti noi della Roma. Pinocchio, Cioè, non deviare, non fare il oggi, trucchetto di cambiare il no, no, discorso. oggi prendi per il culo la Fiorentina, l'hai sottoscritto perché è giusto così, perché si sta qui anche quando si perde, quindi No, giusto ma io non così. voglio prendere in Ma giro la Fiorentina, hai voglio prendere in giro scelto te. l'argomentazione peggiore, perché paragonarci a una Certo. squadra che ha meno punti della Fiorentina, io a posto tuo non lo farei, ecco, Chi è Flavio. che c'ha meno punti della Fiorentina? I La Roma. Questa è matematica, eh. Oh, no, no. Che è successo? punti. Ah, ecco, Eccoci, ecco. eccoci. Alla 9ª giornata di campionato, se vede chi c'ha meno punti, ma de devi sperare veramente in Se queste tu, di se tu, se disgraziate. tu, se tu mi paragoni le partite, tu dici perché l'Empoli ha perso contro la Roma e ha vinto con la Fiorentina, ti posso fare il ragionamento su tante altre partite, perché se paragoni le squadre, a Genoa siamo andati là, abbiamo preso l'acquario, l'abbiamo svuotato, siamo andati a casa e tu nell'acquario sei annaspato. Quindi se fai questo paragone È una sbagli, cioè, domanda oggi di Ciccione, mi No, scusi. io volevo intervenire. No, no, io ho fatto un invito. Per la prima volta ho invitato una persona in live. Se è in live, se è in pre-live, fatelo entrare perché pare brutto.
ancora, no, non c'è, non c'è nessuno, ah, non c'è. Oltre... mi raccomando, fate... io spero non sia in D9, spero non sia in D9, ragazzi, in D9 oggi ha fatto un disastro, D9 ha fatto un disastro all'elettricista domani, all'elettricista domani. Non lo voglio vedere nemmeno in cartolina. No, volevamo... No, secondo me è meglio di Andy Knight, sono sincero, è meglio. Io ho capito chi potrebbe essere, ma ripercorriamo quello che è successo oggi pomeriggio perché merita. Che qua si era capito tutto. Fiorentina e Empoli, non derby, attenzione, finirà 3 a... Vabbè, però dai, io lo devo difendere, dai. Da che prima della partita era un po' il pensiero collettivo di tutti, dai. Ragazzi, non basta. Ma cioè, questa è l'ennesima prova. Flavio, ragazzi, scusami, parliamo un attimo della partita. Che è successo? Come mai questa la prima vittoria dell'Empoli, tra l'altro, in campionato? Prima vittoria dell'Empoli, prima volta che fa 2 gol, era il peggior attacco, lo è ancora, un disastro. No, allora la partita è stata onestamente, ragazzi, è inutile che ci giriamo intorno, facciamo analisi da scienziati, non ce l'avamo di testa quando arrivavamo, cioè tatticamente la Fiorentina ha fatto quello che doveva fare, ma quando vai in aria e te non tiri, sbagli passaggi, diventa tutto, cioè oggi la Fiorentina, un attimo, ok, attenzione, cos'è? Aspetta, no, ci sono moto e non si capisce nulla. Oggi la Fiorentina, i 2 gol che prende, poi vi invito a rivederli, il primo difesa schierata si fa imbucare, il secondo la palla ce l'avevamo noi, perdiamo, cioè quarta, ragazzi, a manca, cioè, abbiamo fatto, quando tu scendi in campo e non ci sei di testa, perdi, oggi è successo questo, perché poi le occasioni abbiamo anche avute, però... Posso fare una domanda? Ho visto, vai. Io più che altro una domanda da inizio live, perché avevo visto che l'Empoli ha 7 punti e da inizio live dite tutti che ha vinto la prima partita. Come fa adesso? No, in trasferta, io intendo. Ah, ok. No, okay, ha vinto in casa con la Salernitana. Okay. Ah, me l'ho scordata la vittoria con la Salernitana. Però okay, no, okay. Oggi la Fiorentina ha perso perché non c'era di testa. Perché si può vincere a Napoli, sì, perché sei forte, ma sei grande squadra, se poi quella dopo vinci. Non siamo una grande squadra. Flavio, le grandi squadre vincono tutte le partite con le piccole e qualche scontro diretto, così si vincono i campionati. Non Luca, fermo restando che noi il campionato non lo dobbiamo vincere, però hai ragione, cioè la Fiorentina oggi ha dimostrato di non avere la mentalità da alta classifica, perché poi, ripeto, è... Oggi la Fiorentina non perde perché prepara male la gara, perché l'Empoli c'ha... Non c'eri di testa, punto, amen. Ti fai questa bella figura di merda, che oggi hai fatto una bella figura di merda, ti pigli gli sfottò, ai ti pigli ai ai. Ai ai ai. No, come sonso? Come sonso? Ragazzi. Guarda, sonso, sonso. No, sonso, posso dirti, sei venuto a Firenze e hai perso, se sei sotto in classifica. Onestamente io al posto tuo non... Fantastico. Cos'hai detto ieri sera? Sei con 2 punti dall'Inter. Hai perso con Empoli il derby. Fantastico. Bene, se tutte le partite fossero come contro la Atalanta. È andato. Incredibile. Incredibile. Devo farti una domanda, Manfred. È troppo forte, Sonzo. Dopo questa uscita di Sonzo mi sono chiesto. Ma Frank che fine ha fatto? Frank mi ha solo scritto che aveva ascoltato il discorso del Monarca. Sto lanciando un argomento che c'entra col calcio abbastanza, cioè dipende da come lo dipende poi. Andy, scusami, Delli, non è, se tu non parli di calcio sei sempre perfetto. Quando parli di calcio no, è proprio. No. Se non c'entra col calcio potrebbe. Delli, non è vero. Inerente. Quando parla di Roma non è perfetto. Per il resto sul calcio, soprattutto sulla sua teoria sulla Juve, per me è perfetto. No, vero. Delli, è inerente alla Fiorentina questa cosa qua. Sì. No, sui diritti TV era.
Ah no, allora faccio, finisco la Fiorentina con Flavio. Bravo. E poi magari ci buttiamo. Flavio, ti chiedono in chat sugli attaccanti, sulle prime punte. Oh, Manfred, è vero che non stanno segnando, ma oggi la Fiorentina non ha vinto perché Nzola non ha fatto gol, perché Beltrán. Oggi, ragazzi, oggi abbiamo toppato la partita. Non... Ma come fate a sbagliare sempre gli attaccanti a ogni stagione? No, no, non abbiamo sbagliato. Secondo me Beltrán è forte, Nzola è funzionale. Ragazzi, oggi abbiamo perso, non per realtà, oggi abbiamo perso perché quando tu scendi in campo e non sei con la testa giusta, perdi le partite. Cioè, non... Una domanda sola per Flavio. Però sono contento, e poi scusa, sono contento tra virgolette, perché a Roma devi andare a fare per forza risultato, e quindi questo mi fa ben sperare. Perché lunedì c'è Lazio. C'è Lazio. Questo è un discorso che non può reggere. La partita con l'Empoli andava vinta, non può essere un pretesto. Francesco, non ti ho detto il contrario. Ti dico che a Roma, se oggi avessi vinto con l'Empoli, saresti andato per forza. Lunedì non esiste perdere, capisci? Ma so se ti ho reso l'idea. Quindi, l'atteggiamento sarebbe stato lo stesso, perché ti saresti ancora più proiettato nei quartieri alti della classifica. Vitali, perdonami, Flavio. Lunedì, quindi X2, cioè l'uno non esiste lunedì, è ufficiale. No, noi ragazzi a Roma, noi lunedì non possiamo perdere a Roma, poi magari lo perderemo uguale, ma non possiamo perdere più, cioè non ci sono alibi, cioè lunedì non ci sono alibi. Una domanda, Flavio, scusa, ha scritto, prego. Come ha giocato Arthur? Secondo me è uno dei meno peggio, perché quando intorno a te non... flop, Flavio, posso dirti flop, una roba? Ma come fa a piacere un giocatore che fa solo passaggi a 2 metri? Cioè, Leandro, ti posso chiedere una cosa? Sabatini e gli amici di Allegri hanno messo in giro questa voce che Arthur fa solo passaggi a 2 metri in orizzontale. Ma io l'ho visto due anni. Cioè, è una cosa. Leandro, alla Juve anche Locatelli sembra un giocatore scarso, anche Rabiot, e anche Chiesa. Allegri fino a un anno fa Chiesa non lo metteva nemmeno titolare. Sui calciatori della Juventus ti voglio bene, si è visto con Kulusevski. Leandro, una classifica stilata 2 settimane fa, attenzione, mette Arthur come primo centrocampista d'Europa per passaggi riusciti. Incredibile, è incredibile. Questo, Leandro, sai cosa dimostra? Che tanta gente, ringrazio Monarca, parla senza guardare le partite. Ma no, per luoghi comuni. Lo conferma, che perché per fare tanti passaggi. Il luogo comune è portato avanti. Ha valorizzato quel tipo di giocatore per il gioco. Ma ragazzi, per far tanti passaggi, per far tanti passaggi devi fare passaggio a 2 metri e te la ritornano, passaggio a 2 metri e te la ritornano. Se no la Fiorentina... Ora, Leandro, una domanda, ma spero che tu mi risponda sinceramente. Vai. Quante partite hai visto della Fiorentina quest'anno? 1, 2, 3 le ho viste, anche quella di oggi l'ho vista. In parte, ne abbiamo fatte 14, parlare, dare un giudizio, uno che ne ha viste 2, 14, io a posto tuo non lo farei. Flavio, posso dirti una cosa io, Flavio? Mettere in dubbio la qualità tecnica di Arthur è sconoscere l'argomento calcio. Sono d'accordo con te. Ma va bene, non conoscere il calcio, infatti Arthur gioca alla grandissima Fiorentina. Leandro, la colpa non è tua. Nell'universo Juve, purtroppo, Allegri manda i pizzini, i giornalisti qualcuno esegue, e la gente come te va dietro. È così, sì, ti posso fare un esempio. Va bene, perfetto. I pizzini. Allora, ci dica top e flop. Le pack comunque. Guarda, flop, non Kayode Milenkovic. Top, ti dico Bonaventura, perché è il meno peggio, ma faccio fatica. Top, diciamo... Milenkovic e Kayode è un disastro. Bonaventura è il migliore. Va bene. Tra l'altro, se vi può interessare, visto queste robe interessano sempre, no. Ho discusso e ho detto a un giornalista dell'Empoli che è venuto a fare il pagliaccio a Firenze, e ho detto di stare al posto suo, visto queste cose piacciono. No, uno conosciuto che conoscevano. Però sarebbe interessante portarli in live, così ci hai detto solo l'evento. Io penso che agli imbecilli non va dato spazio. No, allora mandateci il nome di quei, tra l'altro, eppure, non ne conosco come mezzo di giornalista che segue l'Empoli. Già il fatto che esistano, però lo stai valorizzando. Perché io qui è come se sono in famiglia, a casa dico oggi ho mandato a cagare uno
Bruno che è venuto a dire vincerete, vincerete, cioè tu dopo che hai vinto a Firenze mi puoi venire in faccia a dire vincerete Tricolore? Io come posso reagire? Scusami. Flavio, scusa, posso dirti una cosa? Per Flavio. Prego, Monarca, Flavio. Che chiudiamo la Fiorentina. Velocissimo. Io non ho visto la partita, però ho visto le statistiche, ce le ho davanti in questo momento. Io vedo tiri in porta Fiorentina 7, tiri in porta Empoli 3, tiri in porta totali 19 Fiorentina, Empoli 7, possesso 73% Fiorentina, 23 Empoli. Dai dati che io vedo, la Fiorentina strameritava di vincere. Poi nel calcio, palo dentro, palo fuori, però per... io non ho visto la partita, mi baso sui dati, però ti voglio dire, un allenatore che fa gioco, grazie a Dio italiano esiste, va sempre valorizzato e non affondato perché per la partita. Monarca, sfondi la porta aperta, però io devo essere onesto, perché non voglio fare come tanti, che la propria squadra è... La Fiorentina oggi, quando una squadra arriva a tirare tante volte ma non tira mai bene come si deve, quando una squadra non marca, quando una sbagli i passaggi, è giusto che perde la partita. Evidentemente se fai 7 tiri in porta, allora la Fiorentina il gioco lo produce sempre, poi io posso produrre il gioco, ok, ma io non metto in dubbio questo, però se noi sbagliamo i passaggi e facciamo i buchi oppure andiamo lì e non tiriamo in porta, ha tirato male in porta, Monarca. Possiamo anche sarebbe dire che... magari ci sono state prestazioni individuali in fase difensiva che ragazzi, Nico Gonzalez sull'1-1 in piena area di rigore, invece di tirare ha fatto la rabona. Sì, l'ho vista. Sull'1-0. Allora vedi. Però c'è anche da dire una cosa, se giochi in casa, sei la quinta forza del campionato, quarta in quel momento perché sei sopra il Napoli. Stai sotto 1-0, è anche normale che crei gioco per recuperare la partita. Ragazzi, il canovaccio della partita è stata l'Empoli in difesa e noi a produrre il gioco. Però questo normale. Non vuol dire che chi ha questo canovaccio tattico deve perdere per forza e fa le cose per bene. Perfetto. Va bene. Allora dobbiamo salutare Flavio. Grazie mille. Ciao ragazzi. Grazie, Flavio. Grazie mille. Ciao Flavio. Ci siamo sempre anche quando si perde. Grazie. Ciao ragazzi. C'era Deli che voleva lanciare qualcosa qualche minuto fa. Sì. Oggi ha conquistato il seggio che era stato lasciato libero da Berlusconi in Parlamento da Adriano Galliani. Ok. Ora sappiamo che Lotito era già in Parlamento con, tra parentesi, la maggioranza di governo. Entra Galliani con la maggioranza di governo. In teoria queste sono due persone che hanno grossi interessi all'interno del calcio. Mi chiedo se possa cambiare qualche cosa riguardo, diciamo così, tutto, diritti televisivi, soldi allo sport, tassazione, qual è la loro posizione riguardo, per esempio, no? Quella di Galliani riguardo ai diritti televisivi, è con De Laurentiis oppure c'è un'altra visione? Con De Laurentiis ci sono state solo Salernitana e Cagliari, che non hanno votato a favore dell'assegnazione a DAZN e Sky. Quindi non cambia niente per il calcio. Scusa Delli, ma tu davvero fai un discorso di conflitti di interesse in Italia? Galliani ce l'ha avuto un conflitto di interesse perché era dirigente del Milan e presidente della Lega. Ma un tizio che è stato il più grande editore italiano negli ultimi 30 anni che appunto ha avuto una squadra di calcio e prema, di che cazzo stiamo parlando? Non esiste appunto conflitto di interesse in Italia. Perciò dicevo, se loro interverranno sul calcio in maniera anche abbastanza... Delli, ma smetti. Vabbè. No. Vedremo questa politica. Cerchione, come la vedi tu? Ecco, è andato via. Come la vedi tu questa provocazione di Delli su Galliani e Lotito? Allora, ragazzi, la Lega Calcio è un po' come la Lega Calcio intesa come presidenti, è un po' come la politica. Si va nelle trasmissioni, nei talk show a sputarsi addosso e poi si chiudono le trasmissioni e vanno tutti a mangiare insieme, quindi sinceramente lascia il tempo che trova,
secondo me fanno parte tutti della stessa famiglia, altrimenti non sarebbero lì. Luca, a proposito, qua però di questo, non succede, come... io non sono andato a mangiare con chiolli per fare, per fare politica in Italia, per, sai, quello che dice Luca è giusto, perché per fare politica in Italia devi essere ricattabile. Quindi siccome tutti hanno da perdere, fanno finta di essere nemici, ma in realtà fanno tutti parte dello stesso sistema e si dividono il potere da 50 anni. Questo non cambierà mai. Allora abbiamo un'ultima ora proprio sullo scadere, attenzione, qui succede sempre di tutto. Prego. Buonasera a tutti. Comunque. Buonasera direttore, buonasera. Tanto faccio complimenti all'Inter capolista e alla Juve per la vittoria in primis. Okay. No, sono entrato anche perché sono usciti gli audio sul gol di Pulisic. Ce li ho. Ah, sentiamolo, interessante. Il gol di Pulisic, quello incriminato col Genoa. Eh sì. Ho sbagliato, scusami. Negli audio dicono che l'abbia toccato con la scella. Allora fai una cosa, Leandro, togli il video e facci sentire solo l'audio, se riesci. Ok. Vai. Scusami. Perché se vediamo il video? Palla. Ce l'ho io. Tutto poco. Gol. Dal cross. Perché okay. Prima non c'era nulla. Va bene, parto da qua. Sì. Sembra tutto buono. Sì, adesso vediamo. Vabbè. Cross è pulito, non c'è okay. Fuorigioco, giusto? No, fammi rivedere il cross se c'è fuorigioco. Allora, vai. Non ho bandierine. Posso? Benissimo. Vabbè, intanto vai, avanti, okay. Tutto pulito. Vado avanti, poi ce n'è una blu. Qui ti metto la gelletti, che il pallone è lì. Sì, vai. Non ho capito. Qui avanti. Ho bandierina blu. Sì, va bene. Ok, vado avanti. Devo vedere se la stoppa di mano poi. Ok. Devo guardare se la stoppa di mano. Giusto, okay? Giusto. Sì. Vai, aspetta. La stoppa qui in questo con movimento. L'ascella. Sì. Io vedo le immagini. Aspetta. Il movimento. Allora, così aspetta. In questo momento dice la stoppa con l'ascella. Cioè, io non so come faccia a dirlo. C'è questo fermo immagine. Vi giuro che da milanista mi vergogno. Poi va avanti. Ma Manfred, cioè, Manfred, dimmi te se posso far vedere. No. Evitiamo. Sì. A me pure sembra scella comunque. Sono colpito da qualcosa, Tomori, Tomori, ma che cazzo c'è? Vedi se c'è qualche immagine. Un'altra camera che mi devi dare la reverse. Ma guarda, ti do questa anche. Vai. Ragazzi. Questa qua, fammi metti un po' il fermo immagine là. Aspetta che è difficile, sto controllando. L'EPTS. Non ce l'ho ancora disponibile. Le EPTS, le retro. Ah, le EPTS? EPTS dalla... Vai. Guarda, ti do adesso questa. Le PTS sono quelle per la goal line technology. Infatti in questo momento tipo la situazione è questa, non si vede niente, però... Vabbè, posta la bassa opposta. Sì, aspetta, sto guardando tutte le camere. Qua devo capire. Scusami, ti do questa. C'avevo questa che è super sluomo. Piano, non lo so. Piano, stop. Non lo so. Ehi, qua, ok. Fermate, Marco. Dietro, avanti. Stop. Mi sembra però tra ascella e. Gira adesso, okay. Girale tutte adesso. Allora, questa è la goal line. Girale tutte. Questa è la steady. Questa può essere la reverse. Utile. Questa? Sì, un secondo. Questa, fammi vedere se qua c'è questo stop. Facci vedere l'immagine. Che la prende con la mano? Veramente era il mestiere tuo. Ragazzi. No, ma ragazzi, è imbarazzante. Ragazzi, posso dire, non abbiamo potuto vedere il video, però ci sono tantissime in slow-mo, il tocco di braccio evidente, ricordiamolo, qua non c'è volontario e involontario. Io voglio dire una cosa qua, sola. La tocchi ed è annullabile. Non dico nulla, solo una cosa telegrafica. Se non vogliamo credere
che ci sia un sistema che guida il campionato su chi deve vincere e chi deve perdere, quindi non vogliamo credere a questo, allora è evidente che i signori che abbiamo appena sentito sono degli incompetenti raccomandati che andrebbero cacciati per sempre dal calcio. Posso fare un'altra lettura invece? Vada. Sì. Ho sentito una cosa molto interessante detta da qualcuno che conosce sia il calcio che la televisione, che è Caressa. Credo di averlo sentito a Passa dal Basement, che è un podcast, e Caressa ha detto: ma perché nella sala VAR non mettono non un esperto di calcio, ma un esperto di immagini? Perché riuscire a interpretare le immagini è un lavoro che può fare un professionista delle immagini. Un arbitro non è un professionista delle immagini, un arbitro è un professionista del gioco del calcio che sa le regole, eccetera, ma quando guarda un'immagine televisiva non è in grado di interpretarla. Certo. C'è tutta quindi la questione prospettica, come la certo. Luce, anche qua è palla un bianca. Regista dovrebbe mettere, qua c'è una palla esatto. Bianca, sì, raga, su maglia però, bianca. Però, allora, no, ci sono cose talmente giusta, palesi no? Che questo non è neanche necessario, ragazzi. Stiamo allora, assistendo appunto veramente a qualcosa di grottesco. Secondo me, questa a me è vergognoso dica, quello che però detto, secondo me dai. Noi dobbiamo esulare tra quello che sono le immagini e l'idea che ci siamo fatti dalle immagini e quello che magari è il lavoro che loro devono fare. A me questo audio, diciamo, delude un po', perché pensavo che all'interno di questo audio ci fosse un qualcosa, come dire, non si capisce come l'ha presa, rimaniamo con la decisione certo. In campo. E secondo me in quel caso avrebbe avuto anche un senso logico, ma sentirsi dire qua la prende da scella, qua non c'è niente, qua così, mi sembra tutto molto approssimativo. Allora, ragazzi, scusate, troppa certezza, ma c'è anche un continuo, proprio le immagini. C'è anche un continuo di altri due minuti, se volete ascoltarlo. Magari dicono quello. La prima parte è agghiacciante. Come direbbe allora, ti do quest'altra. Sì. Questa non mi piace, controlla quelle che fanno vedere là. Cosa significa non mi piace? Dall'immagine che sto vedendo adesso sembra addirittura che ci siano due tocchi di mano, non solo uno. Per quello dice questa non mi piace. No, ragazzi. Questa non mi piace. Controlla quelle che fanno vedere là allora, e poi mettiamo, mi devi dare l'IPTS. L'EPTS non si vede niente. Ok, l'EPTS. Quella retro alta, l'EPTS. L'EPTS retro alta? No, la retro alta, no, la 2. Ce l'ho perché è tagliata così, questa qui. Quell'altra non la quest'altra prende? Quest'altra è lontana, no. Ok. Questa è la 4. Fammi vedere da questa. E poi un'altra ancora, se no andiamo. Guarda, c'è questa dall'altra parte. Vedi un po'? Come questa, se non andiamo? Rallentala. Dietro, avanti qua. Avanti. Posso zoomare? Sì. Top su questa, no, questa non è, la mano non la prende al massimo. Cioè, ragazzi, faccio vedere. Ma io voglio dire una cosa. La mano non la prende. Lui da queste immagini capisce che la mano non la prende. Una domanda a tutti voi: ma se voi nei vostri lavori, ma chi era questo? Fate un errore così marchiale, che crea un danno d'immagine così importante alla vostra azienda. Ma non vi cacciano 3 secondi? Ma figurati, dopo. Ma siamo in questi live qua, si dice però sbagliate di chiudere il canale. Allora, Martino, io devo dire questo, lo dico a tutti quelli della chat. Se poi non paga nessuno, è chiaro che fra i tifosi si alimenta il sospetto e il veleno. Io trovo giusto non far pagare però, Monarca, perdonami. Se dovessimo cacciare tutti quelli che fanno cazzate in Italia, ma scusa, perdona, magari avremo qualche competente, però magari con quei tre punti ti ci vai a giocare un ingresso Champions, ti ci vai a giocare uno scudetto, pesano. Sì, però la soluzione può essere cacciare persone a questo livello qui, ragazzi, ma ascoltarli sembravano veramente dilettanti allo sbaraglio, è qualcosa di vergognoso. Sentiamo il finale, non sono esperti di immagine. Sentiamo il finale, c'è questa parte qua. Quindi per me, questa è la super slow-mo. Check completato, gol regolare. Ragazzi, non l'ha neanche guardata. Cioè, nella super slow-mo, io ve lo assicuro, ce l'ho qua davanti. Proprio, guardate, io, per me non mi cambia niente. I fratelli milanesi, io li voglio bene.
Rocchi di sta giostra. Nella super slow-mo, raga, sembra che la tocca due volte con il braccio, non una, scusa, due. Ma scusa, puoi condividerlo in chat privata il link? Sì, non c'è quel programma che di DAZN che non c'è quel programma su DAZN. È questo, è questo. Allora, è questo. Allora, signore, ascoltatemi. Domani ce la guardiamo con calma, tutti bene, domani pomeriggio. Adesso Leandro vi manda i link chi li vuole, però è meno 10, dobbiamo andare, c'è un Reddit caldissimo e quindi dobbiamo andare su Reddit, se no non c'era Rocchi oggi comunque. Non c'era Rocchi, c'è questo che onestamente non so chi sia. Solo ve lo faccio vedere giusto per... E Manfredi ci ha abbandonato. Ero stato perdonato. Chi è questo? C'era lui e non Rocchi. Non lo so. Perché probabilmente Rocchi non voleva metterci la faccia su sta roba. Oggettivamente si può anche capire. Che ha detto questo? Penso sia il sostituto di Rocchi. Che ha detto? Non lo so. È rimasto allora, domani pomeriggio domani, vediamo tutto con calma. Vabbè, domani. Ragazzi, io vi abbandono che alle 3:30 c'ho la sveglia. Vabbè, ma che schifo. Come 3:30? Vai a Rotterdam. Vai a funghi. C'ho l'aereo. A Rotterdam, ma non dorme. Ciccione, ma prima o poi mi porti allo stadio con te a fare la comendo partita insieme? Come no? Quando vuoi. Per andare aspettiamo. Allo stadio con Ciccione ti devi scaccolare, non so se lo No, per favore, rispetto per il minatore. Buonanotte Ciccione. Grazie Ciccione. Buon viaggio. Ma cazzo fa a dormire di notte due ore, però. Vabbè. Io posso dire di averla vista una partita allo stadio con Ciccione. Allora, iniziamo. Era Gervasoni a DAZN. Gervasoni. Allora, vergognati Manfredi, non hai onorato una leggenda della tua nazionale. Vero. Chiedo scusa a Sir Bobby Charlton. Complimenti. Ma che poi tra le altre cose, qui invece chiedo scusa io, oggi ci sarebbe da ricordare anche Pelé perché avrebbe compiuto 83 anni, quindi... Auguri al grande Pelé, a Bobby Charlton. Vorrei. Ma anche Simon Cerro volevo. No, facciamo un applauso collettivo a tutti. Allora, attenzione perché qui c'è un capolavoro, The Blacklist Film. Attenzione. To be continued. Attenzione. Un film basato su una storia vera. Ah, se l'è fatto da solo, Roma Club Bari. Questo è un genio, comunque. Sì. Come vediamo lo iettatore... com'è realmente? No. Grazie dai ai. Bella questa, bellissima. Allora, campionato Z, vabbè, sarebbe serie Z, Enerix sfotteva e me la godo sostenendo fossero scarsi. Guardate il risultato, anche Torre li sfotteva. 10-1. Ma voi quanto avete fatto, Manfre, oggi? Oggi abbiamo fatto due sconfitte e una vittoria e la sconfitta l'ultima è stata vergognosa. E quanti punti state, mamma? Zero. L'ha creato. Allora, lo vogliamo ricordare così, semplicemente Flavio er football ogni santi. Consiglio spassionato, occhio sputa per aria che ti ricasca in testa. Bene, attenzione. Abbiamo capito l'origine, sarà un romanista, andiamo a vedere. Chiedo scusa del ritardo, sono stato in Lega Calcio pochi minuti fa per firmare una richiesta ufficiale da parte della AS Roma e chiedere di giocare sempre contro l'Empoli. Bellissimo. Grande Tommaso Calderini. Grande. E chissà quante ne avrà dette in quella stessa live, perché non ingiocabile. Però poi le facciamo per Rai. Noi già sappiamo quello che dobbiamo di noi. Allora, Fiorentina e Empoli, non derby, attenzione, finirà 3-0.
uno più uno gol. Osservatore, uno più uno gol, tra l'altro era persa tipo al nono minuto, giusto? Ma sì, uno più uno gol era per restare un po' più certi, metti tipo la zero. Persa al nono minuto. Allora, mi piace perché sei un ragazzo tranquillo. Fischia l'arbitro. Parte Pellegrini. Porco Dio, porco Dio, De Vitti mette in campo. Porco Dio, De Vitti mette in campo. Porco Dio, De Vitti mette in campo. Porco Dio. Porco Dio, De Vitti mette in campo. Me lo fai bestemmiare. Porco Dio, De Vitti mette in campo. Sei una pippa, sei. Da oggi ricordiamo Dio Sol, lo chiameremo. Grazie Luca, grazie Luca. Attenzione, inizia una nuova serie dove verranno postate ogni giorno le perle di malato del Napoli. Attenzione, Don Franco accusa i giocatori del Napoli di essere dei traditori. Siete traditori, no, era la moglie. Ma non può tu, giù traditore di sticco. Via da Napoli! Traditore! Ma come si fa a essere traditore un po'? No! Sono scarsi. Ma come si fa? Chi sta qui a 14? Oh, biscotto. Come hanno fatto biscotto? Ah, ma questo era quello di 2 anni fa. E cos'è, il Sassuolo? No, con l'Empoli che stavamo... Con l'Empoli. Riccardo, grande perla, grande chiamata. Finisce, comunque, prorossico 1-0 Juve, marcatore Manuel Locatelli. Micchia! No! Ma perché avevo detto io prima Locatelli, però Francesco, ragazzi, questo addirittura 1-0, incredibile, grande Francesco, lo aspettiamo presto, finite. Ma lui non era stato invitato, no? Si era imbucato in quella live. Sì, no, non so manco chi sia, personaggio incredibile. Attenzione, ah no, questa l'abbiamo appena visto, Blacklist parte 1. Sì. Va bene. Allora, grazie mille a tutti di essere stati al nostro processo del lunedì. Mettiamo tutti i canali dei nostri ospiti, a partire da Vitale, il Monarca Nerazzurro, il direttore Carrera, Luca Cerchione e Delli Mello. Ci vediamo. Per me va bene Instagram. Ci vediamo lunedì prossimo. Vediamo lunedì prossimo. Con la Roma più vicino allo scudetto. Quando la Roma sarà vicino allo scudetto. Ciao ragazzi. No, direttore, si fermi con noi, direttore. Buonanotte a tutti. È stato lunedì tosto. Io domani riavrò la mia telecamera, non so se pomeriggio o sera, però buonanotte Leandro, io direi di far chiudere al nostro direttore. Ragazzi, siamo arrivati alla chiusura, è stato un weekend molto amaro tra la Ferrari e il Milan, però ci rifaremo settimana prossima. E ringrazio tutti quanti di aver seguito questo processo e noi ci vediamo settimana prossima con il processo YouTube e domani per il pre-partita dell'Inter in Champions League. Buonanotte, perfetto, direttore. Perfetto, buonanotte a tutti. Buonanotte.